Oh, giocizio sitia. Non ce l'hai tonda, dipende da cosa vuol dire tonda. Ma cosa c'ha tonda? Una fregna. È arrivato giù, eh. Buonasera, ragazzi. Ciao, Coach, ciao, Grimbo. Sono veramente contento che abbiamo chiarito io e te che finalmente torniamo a fare live insieme. Bella, molto bella questa cosa. Sono molto contento anch'io. Voglio subito riprenderti per una roba. Grimble, ragazzi, è veramente un coglione. È due domeniche di fila che io e lui dobbiamo fare una live speciale. E lui mi dice: domenica ci sei per sta live? Sì, ok. Domenica scorsa. Zio, ma sta live? Ah, no, non si fa. Ci sei la prossima? Ci sono. Cioè, puoi dirlo che live era. L'ho già detto che voglio fare quella live. Io e Grimble dovevamo fare live bungee jumping. Lui, vediamo. Io 100% mi sarei buttato. Quindi anche lei, eh? Che reazione è? Porca troia, perché ho detto: oh zio, proviamole tutte. Magari cazzo ne so, lo stacco che mi dà il coso magari mi allunga di quel mezzo centimetro in più che mi fa diventare umano. Boh, che ti metto, tu che ti butti così. Dai, allungami. No zio, io te lo giuro, appena mi butto, l'unica roba che urlerò sarà: ho una maschera di pelle sopra il viso che mi culla. No, non è vero. Immaginati. Non riesci a... Non è troppo grave. L'ho rimandato perché voglio cercare di farlo bene. Se deve venire una merda di qualità che magari si scollega mentre vai giù la fotocamera, non ha senso farlo, no? Ma si scollega la videocamera o io? No, ma è sicura sta cosa? Non muoio. Non lo so, zio, non sono una corda che non lo so. Coach! Ma cosa ci fai lì? Non lo so, infatti mi sono già pentita. Quando è che gliela dai a Joe? Ma io l'ho già data, no? Ma non la vuole, io non voglio tu, lei non vuole il mio, lui non vuole la mia. Allora, non mettimi parole in bocca che non ho mai detto. Non ho mai detto che non la voglio, mai. Vabbè, Joe, non l'avrai mai. Coach, posso raccontare cosa faccio per te? Cosa fai per me? Settimana prossima. Sì, però non dire dove vado, devo dirlo sì, io sì, domani. Sì, certo. Allora, chat, settimana prossima Coach parte per il Bangladesh. No, allora Coach esce il 23 o uno di quei giorni là, parte. E c'è un piccolo problema: è un ratto che c'è in casa di Coach, il suo gatto. Se tu parti per una settimana, 10 giorni, eccetera, il gatto deve badare a qualcuno. Io con Coach sono sempre stato una persona molto disponibile. Ho sempre detto: no Coach, su di me puoi contare, fidarti di me, io ci sono sempre nel momento del bisogno, qualsiasi cosa. E lei mi dice: ma quanto ci saresti nel momento del bisogno? Coach, da parte mia sempre. Ovviamente sapete tutti dove, per quale motivo. Perché c'è sempre la speranza che prima o poi diventeremo una coppia. Perché penso sempre che è una donna della mia vita. E quindi zio, io le provo tutte. L'altro giorno mi chiamo e mi fa: è arrivato quel momento, Joe. Che momento? Parto per andare in Bangladesh per 10 giorni e mi serve qualcuno che mi tenga il gatto. Ah, ma non c'è proprio nessuno. Tua mamma? Non può. E tua sorella? Non può. E Grimble? Non posso, le litigate. Va bene. Vabbè, vengo una volta in 10 giorni. Vengo alla metà, gli metto da mangiare, da bere, a posto. No, Gio. Allora, perché prende le medicine, gli devi dare da mangiare, le coccole tutti i giorni. Cioè, portatelo a casa tua. Non frugare nelle mie mutande sporche. Ho capito un'idea. Tutte le mutande e tutte le calze. Devi essere buonanotte via, perché me le sono io. Tutte annusate, zio, io nel letto. Con tutte le mutande. Ma obiettivamente pensi che lo farai? No, zio, che schifo. Come? A mio male, cazzo. Ti dico, un cassetto che quando ero in live da lei non... No, l'ho spostato il vibratore da quel cassetto. E poi penso di portarmelo via, onestamente. Coach, io ti dico: se non ti porterai via il vibratore, quel vibratore vedrà cavità che non ha mai visto nella sua vita. O magari no. Magari lo laverò. Magari non lo laverò. Però... Ma che schifo! Aspetta, zio, aspetta, domanda. Metti che vai a casa di Coach. Sai che lei è appena andata via, quindi è appena stata. Becchi proprio lei, se l'è dimenticato. Becchi proprio il vibratore in bagno. Proprio ancora, proprio con un po' di, insomma, roba sopra. Ma lecco tutto. Scusa, Coach. Ragazzi, purtroppo bisogna fare anche queste cose nella vita. Il punto è che secondo me tu lo faresti davvero. No, ma io. Anche secondo me lui lo farebbe davvero. Comunque, chat, Coach si è praticamente quasi fidanzata. Lo posso dire, Coach. Che cazzo dici? È innamorata persa, chat. Lo sai di chi, Coach? Sei deficiente, sei. Attenzione. No. Cioè, è un coglione totale. Ma sai in voi in che situazione mi metti? Pirla di merda. Però la tua reazione sembra vero, No, è che c'è, vabbè, niente, guarda, non posso neanche parlarne. Simo, posso farti la domanda? Metti caso che un giorno arrivo e ti dico: bro, comunque è un po' che te lo nascondo, ma io e Karen siamo fidanzati. Saresti contento per noi? Sì, perché no, certo. Tu, Coach? E lei no, figa, per ti fai schifo. Per me stessa? Per chi sarei contenta? Sì, per te stessa. Ma in realtà sì. Cioè, nel senso, perché comunque se dovessi innamorarmi di Joe, so che è un bravissimo ragazzo, che di cui ci si può fidare e che posso presentare proudly a mia mamma. Tua mamma mi ama. Tu andate a cena io e lei? Sì, no, è vero, vero. La cena con la mamma, tu proprio la ami lei. Cioè, le stai provando tutte. No, ma è la persona a cui voglio bene. Fra, anche te faccio ste robe. Cioè, quando mi hai scritto quella notte che mi hai detto: bro, ho appena ammazzato una persona, fingi che non è vero. E io: no, però, ma nel cielo, sì, eri con me.
No, sei stato molto bravo. Cioè, tu non ci hai mai provato con lei, no? Allora, ormai ti sentirei da questa frase che ha appena detto. Io chiedo umilmente perdono a Koch. Tra l'altro, ho rivisto il video. Koch, io spero che tu non l'hai rivisto. Quale? A casa mia in cucina. Ok. Cioè, io ho rivisto. Madonna, veramente un paiale. Sì, io. Sei disgustoso. C'è un momento in cui io indico una cosa al muro e lui mi annusa il buco del culo. Disgustoso. Io ho visto quella scena e ho pensato, ma che cazzo. Ti manderesti mai un nude? No, io ho mandato una foto della pianta del mio piede, però. Posso raccontarla? Poi andate in cartoleria, ha fatto la cosa. L'ho già stampata, ce l'ho in camera. Allora, ragazzi, in pratica io ho degli orari tremendi. Io faccio live dalle 21 alle 3 di notte, sto al computer, alle 6 e mezzo del mattino mi addormento più o meno. Scrivo a Koch che sapevo che il giorno dopo sarebbe partito e tutte le volte che lei parte, le scrivo sempre: buon viaggio, divertiti, portami qualcosa, mandami qualche foto. Sempre, ovunque. E lei mi fa: non ci credo che domani mattina alle 8 ti sveglierei quando c'ho il volo e mi scrivi buon viaggio. Anzi, se lo fai ti mando la foto della pianta di piedi. Io alle 6 e mezzo stacco tutto, vado nel letto. A cazzo che devi partire, Koch. Oh, Koch, buon viaggio, mi raccomando, divertiti. Bam, fotazza di quelle slappe dei piedi. E te li hai mandato la foto della pianta di piedi? Quindi il next step è la foto delle tette. No, il piede per me non è sessuale, è un piede. Ma neanche per me, cioè, infatti ho detto che schifo. No, giuro, ho detto proprio bleh, ci sono rimasta male. Veramente hai detto bleh? Sì, ho risposto con ew. Joe, tu devi promettermi qua in live davanti a tutti. Non arriverai a casa mia solo per buttare il cibo, togliere la merda dalla sabbietta e andartene. Tu gli farai delle coccoline, perché il mio gatto ha bisogno di calore umano, e ok? E tu te ne vai. Brava, complimenti. Questo è come vuoi bene al tuo gatto. Avete fatto gli auguri a Manuxo che oggi è il compleanno? A mezzanotte precisa mi ha risposto dopo 12 ore. Io ho scritto oggi alle 18 e mi ha risposto subito, grazie mille. Tra l'altro ho visto il momento in cui nel live che ha fatto gli anni, completamente in passivo, cioè tipo è scattata a mezzanotte, tutti scrivono auguri, mano, auguri, e lui zero. Ma lui l'ha detto. Vabbè, grazie. Sì, è che gli dà fastidio il compleanno, sì. Tipo, vabbè. Per me è un giorno bellissimo il compleanno, perché a tutti gli esseri umani, secondo me, piacciono un po' le attenzioni. Poi magari a chi più chi meno, tipo a me, io sono una persona a cui piacciono veramente tanto le attenzioni. Quindi quel giorno che mi sento un po' più speciale rispetto agli altri, dove sia i ragazzi che mi seguono, che mi fa molto piacere, sia le persone più vicine a me mi fanno gli auguri, a me fa piacere. Cioè, anche a me piace. Infatti ogni volta faccio la 12 ore al compleanno, tutti gli anni l'ho fatta. Tu cari, quest'anno 30, eh? Ah, minchia, tu ne fai 30 quest'anno. Sì. Ma sai che perdi un po' di sex appeal con 30 anni? Ma dipende, per alcuni ne acquisisco. Sì, per i vecchi. No, cioè ci sono quelli a cui piacciono quelli più grandi. È vero, anche secondo me. Non volevo. E a te pesano 26 anni, Gio, eh? No. Oh, no. Beh, io penso di non essere neanche nel mio prime. Cioè, sono in un momento in cui sto spingendo di brutto, sta andando tutto bene, eccetera. Però oggi il mio prime sarà quando ci avrò i miei milioni di programmi televisivi, pubblico, show dal vivo. Là sarà il mio prime, mica è presto ancora. Ma Gioe, l'orgasmo più grande che hai provato nella tua vita è durante un rapporto sessuale o durante una fella? Cioè, durante una sega? Secondo me il sesso è bello, però ragazzi che magari non avete mai fatto esperienze sessuali, ricordatevi che l'ergonomicità della vostra mano sul vostro pipocchio sarà sempre migliore di qualsiasi piede, buco di culo, figa, bocca di qualsiasi ragazza. Io penso questa cosa. Quindi il tuo orgasmo migliore l'hai avuto con la mano? Sì. Sì, è vero, ci sta. Tu? Non risponderò a questa domanda. Brava, Koch. Ah, tra l'altro, Koch, voglio dirti una cosa. Sì. Sabato sera, tornando a casa sul tardi, io e l'altro mio amico con cui ero, ci siamo pentiti di averti balzato per far quella serata. Ci saremmo divertiti più con te. Mi sareste divertiti un sacco. Sì. Noi ci siamo divertiti un sacco. Bene, bene. Complimenti per fare tutti questi inside jokes, robe che non posso capire. Sono andata al karaoke, l'ho invitato, ma paccata. Bravo, Giù. Tutto bene. Simo, infatti, volevo chiederti una cosa per come tuo nome rispetto. Io in queste due settimane ho fatto due live dal rosso. Non so se hai visto. Cioè, tutto ok, siamo amici ancora noi. Certo, assolutamente. Okay, posso. Ci mancherebbe, zio, guarda, veramente col cuore in mano te lo dico. Ci mancherebbe. No, perché avevo paura che magari ti fossi arrabbiato con me. Ti ho chiamato in live oggi perché dovrei essere arrabbiato. Certo, okay, posso. No, ho paura, zio, di questa cosa. Io non vorrei mai perderti nella mia vita. Va bene. Veramente non vorresti mai perdermi? No, cioè, scusami, se io da domani comincio a fare letteralmente 100 spettatori live, io ti chiamassi in live, tu verresti? Allora, io vengo in live per gli spettatori, bro, se ne fai 100, no? Porco Cristo due. No, comunque vorrei dire una cosa alla chat di Grimbaud, anche alla mia. L'album di Grimbaud a me piace molto, lo sto ascoltando tanto. Ascoltatelo, raga, cioè a me piace un motto. Tu l'hai sentito alla fine del mio album? No. Come tutti. Complimenti. Doveva arrivare prima o poi. Doveva arrivare, bro. Ve la consiglio, chat. Okay. E ecco, una cosa che io ci tengo tanto. Quando vedo dei miei amici, tutti, che fanno un progetto nuovo nella loro vita, se penso che sia un progetto giusto, io sempre li supporto. Spero che tutti quanti i progetti, tutte quante le persone attorno a me vadano bene. Perché voglio che
tutti siano felici nella vita. È proprio bello essere felici. Bravo, io lo sono. E quindi anche tutte quante le persone attorno a me cerco sempre di renderle più serene possibili. Ma da dove vi conoscete due talk, scusa? Dal Joy Banda che abbiamo fatto il primo con Merisiel, che era stato fatto ad aprile dell'anno scorso, prima che collaborassi con te. Ho iniziato a sentire un pochino Coca Esci così. Ci siamo conosciuti. Con te abbiamo preso un po' più di confidenza. Poi abbiamo iniziato a fare le nostre robe, a uscire, a vederci, eccetera. Ma ti ho mancato in live? Ma assolutamente no, zio. Mi manchi nella vita reale. È vero, è vero. No, questo lo ammetto, l'ho scritto l'altro giorno nel gruppo con gli altri. Io ho chiesto scusa perché effettivamente loro organizzano. E io tutte le volte dico di no perché ho già le robe organizzate. Però, zio, posso dire una cosa? Completamente dei coglioni. Cioè, vi organizzate per andare a cena il venerdì sera alle 20:30, si organizzano per andare a cena alle 21. Hai visto cosa è successo che ho raccontato prima della macchina? Che abbiamo spaccato il vetro della macchina? No? La macchina di Chiara Faini, la ragazza di Jody. Abbiamo dovuto spaccare il vetro. Cioè, i pompieri hanno spaccato il vetro per prendere il cane che è rimasto dentro. Il cane da dentro ha cliccato il tastino per chiudersi dentro. Se sbaglio. E quindi si è chiuso dentro e leva, ha lasciato le chiavi della macchina dentro, il telefono dentro, tutto dentro. Incredibile. Ma questa gente c'ha un cane, ragazzi. No, poverina, non l'ha fatta apposta. E mi ricordo io, me l'aveva raccontata bene sta cosa. Era alle 12 di pomeriggio, sotto al sole, senza acqua e finestrini alzati. Erano le 4 di notte. Ma proprio sei un coglione totale. Qual è la cosa più grave che vi è successa nella vostra vita, tipo a livello di queste situazioni qua? Secondo me l'unica cosa della mia vita che c'ho ancora il magone, se ci penso, eccetera, è la bocciatura da scuola. Ah. Quella è l'unica roba che mi ha devastato l'anima. E poi il conseguente aver smesso con i video YouTube, nel mio prime su YouTube. Con la mente razionale penso, oggi dove sono oggi, adesso, in questo momento, sono contentissimo, sono in una bellissima posizione. Se avessi continuato con YouTube in quel periodo, dove sarei oggi? Potrei essere sia al top di Twitch e YouTube Italia, come o morto o senza spettatori. Quindi dico, oggi come oggi, sono contento, ho metabolizzato sta cosa e buona. Bene, sì, bene, bene. Bravo, zio, bravo. È il compleanno di Mish. Possiamo fare gli auguri a Michelle e lo salutiamo. Mandagli il link subito. Tanti auguri, Mish. Ciao. Auguri, Ma accendi la luce, Mish. C'è la luce qua. Grande, Mish. Tanti auguri, bro. Grazie mille. Ma hai visto, Mish? Auguri, ce l'abbiamo fatta da Grimbaud. Grazie mille. Ciao, Grimbaud. Ciao, come stai? Siamo beccati a Games Week anche. Sì, è dentro al nostro stand. Vero, mi ricordo. Quanti anni compi? 32 anni. Porca troia. È grande, Mish. Grande, sì, sì. È del 92, Mish, fa tanti anni. Sei vecchio, Mish, ormai, Chi è che preferisci tra me, Joe e Kokeshi? Kokeshi è bravissima. Aspetta, Mish, in cos'è che ti piace Kokeshi? Quali sono le sue caratteristiche principali per i quali ti piace? Le caratteristiche di Kokeshi, ti dico i caratteri di Kokeshi. Perché mi ha bannato su Instagram. No, ma non è vero. Ma come l'hai bannato su Instagram, Cock? L'hai bannato e gli fai gli auguri. Non è vero, l'ho sbloccato. Ho capito, cos'è? Ti è sfuggito così? Ti dico i caratteri di Kokeshi. Com'è? Kokeshi già che quando spammo una volta, il Kokeshi mi banna. Questo... Brava, ma fascistone, sei un mostro, sempre detto. Sì. Di Grimbaud cosa ti piace, Mish? Di Grimbaud lo sostengo tantissimo, è anche un mio amico, quindi lo sostengo anche quando lo invito a Mish The Canta Show. Perché Mish fa dei format. Mish, di tutti i tuoi format che fai su Twitch, perché anche Mish streama. Faccio Mish Banda, poi farò Reaction, Godzilla, Dottor Mish Amore con Joey, faccio. E poi l'appuntamento. L'appuntamento buio. Okay. E adesso sta organizzando il Michel Banda Show. Tu vai ospite nelle sue live, Joe? Ogni tanto. Ciao di Grimbo, ciao di Kokeshi. Iscrivetevi al canale di Mish De Canta. Vi devo superare Giugezio. Ma perché vuoi superare me, Mish? Ma cresci per i fatti tuoi, ma perché vuoi superare me? Iscritti? Superare me è lunga, Joe. Quanti iscritti vuoi arrivare su YouTube, Mish? Tantissimo come i tuoi. Grazie, Mish. Mish, e invece cosa ti piace di me? Tu mi stai sempre ricordando dall'inizio che abbiamo fatto le diete insieme. 2022. Boh, Mish, ti ringraziamo per essere passato e tanti auguri ancora di buon compleanno, patato. Grazie. Auguri. Grazie mille. Bella, Mish, un bacione. Ci vediamo durante il mio di teatro, Grimbaud, ti invito come ospite te, Jody. A teatro. Okay, fai gli show a teatro. Sì. Bella, Mish, un bacione. Ciao, ciao, buona serata e tanti auguri ancora. Ciao. Grazie, ragazzi. No, ci tenevo davvero tanto. Voi non avete idea di quante volte Mish mi chiede di entrare a salutarvi. Certo. E niente, ragazzi, vi ringrazio per la chiacchierata. Sono stato molto contento di rivedervi. Era un po' che non vi vedevo. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao.